Quel cerchio rosso alla sinistra, quello è quando il Massar si purifica. Lì è quando c'è la completa preghiera prima che Parzufab emerge, e questa è la lettera del lavoro. È parlato di questa preghiera che stiamo elevando alla luce superiore per il prossimo discernimento in una maniera più avanzata, è questo? Qui abbiamo due cose, un paio di cose che solo dobbiamo incorporare. Dopo Parzuf Galgalta abbiamo un'esperienza. Anche se io sento me stesso più limitato da una parte, dall'altro lato io sento che io sento più, ho più esperienza. E Ab, sebbene è il Pazuf di Okma, niente meno ha più abilità di scrutini, di discernere la sua relazione col suo emanatore rispetto a Keter. E a Keter abbiamo una grande luce, ma è astratta. In Ab abbiamo apparentemente meno luce, però uno scrutinio migliore. C'è sempre la questione di qualità e in quantità qui. La grandezza, i numeri dei discernimenti, e quindi quello che abbiamo è quello che cominciamo a sentire è la stessa maniera, anche nella nostra vita. Tu hai questa persona che è un grande esperto. Tu gli chiedi di cosa ti occupi e lui ti incomincia a spiegarti i problemi che esistono tra lui, tra la noce, tra il cacciavite e il chiodo e come devono perfettamente combaciare in tutti i tipi di adattazioni secondo anche la questione materiale. Quindi incomincia a vedere che c'è tutta una scienza lì dietro. Perché io dico questo? Perché io avevo un amico che mi è venuto a trovare in San Pietroburgo, che lavorava nelle navi, costruivano le navi, barche, com'è che chiami quelle? Erano dietro le barche. Ah, i propulsori. Una volta mi spiegò come l'hanno installato e come avevano bisogno di. Prima cosa, e può girare solo quel propulsore pesa 100 tonnellate. E come lo installano, e lo chiudono e così via. Era veramente una persona intelligente, era un ingegnere, e c'erano tante persone come lui. Dozzine di persone occupate in questo, è chiamato un esperto. Il grande esperto è come se diventa il più inferiore secondo nella zona delle secondo. Quello che dobbiamo capire è che è solo l'integrazione di ogni Parzufim. Nessun Parzuf è più intelligente o più stupido, nessuno è grande o inferiore, è tutta l'efficienza, quello che ne emerge, perché è solo la connessione che conta, solo attraverso la connessione fra di loro. Porta nuovi, cap una nuova sapienza, capire di più, nuova come se apparentemente ogni parzuf è integrato in altro parzuf attraverso Man, quindi ognuno di noi costruisce all'interno un parzufim diverso e soltanto così aggiungiamo, oppure se non era per Man di ogni parzuf. Il Marzuf che ritorna dal superiore all'inferiore costruiscono milioni di Parzufim.
per far sì che ricevono, per far sì che danno. Alla fine il Galgalta diventa un cerchio infinito che fa parte dell'integralità, che si stabilisce e si forma. Qui dobbiamo capire come ognuno di noi, quando è in una discesa, questa discesa è da tutti i profumi che cascano, e quindi da lì poi si riesce a rialzare e raggiungere l'identificazione dal co-creatore. Quindi dobbiamo aggiungere che colui che è piccolo secondo i suoi kelim, ma quando fa uno sforzo specificatamente perché è piccolo, lui genera più contentezza al creatore, perché è piccolo. E quindi questo proviene dal fatto perché ha tanti masachim, tanti schermi. Quindi, dove siamo adesso?